Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella portineria, ecco, nell'ingresso del convento dei Frati Minori Cappuccini. E a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione, in tanti ci scrivete la vostra storia. Ecco, continuate a raccontarci la vostra storia, come è entrato Padre Pio nella vostra vita. Vi racconteremo tutte le storie di coloro che scrivono. Come ad esempio la storia di Maria Sofia, 32 anni, messinese, devota di San Pio, che vuole condividere questa sua testimonianza di fede. La sua vita è segnata da numerose prove, dolori, in un breve periodo di tempo perde entrambi i genitori, uno dopo l'altro. La mamma è colpita da un carcinosarcoma all'utero che, dopo essere stato scoperto e asportato, va in metastasi. E nel giro di 3 mesi la porta via. Figlia unica, si trova a prendersi cura del papà, ultra ottantenne, affetto da Alzheimer, diabete e difficoltà motorie. Anche lui, un anno e mezzo dopo la perdita della moglie, si ammala gravemente. La cancrena prima attacca un piede, poi l'altro, causando così una lenta e dolorosa agonia. Padre Pio è sempre stato un punto di riferimento per la famiglia di Sofia Maria. I suoi genitori si sposarono il 25 maggio 1991, il giorno della nascita di Padre Pio. Ricorda anche che sua nonna materna, Maria, le raccontava di un pellegrinaggio fatto a San Giovanni Rotondo, proprio qui nel 1967, dove ebbe la fortuna di incontrare Padre Pio, ricevere la sua benedizione. E quando le malattie dei genitori diventarono sempre più gravi, Sofia Maria si affida a Padre Pio. Dopo la scoperta del tumore, io e mamma recitavamo tutti i pomeriggi la coroncina del Sacro Cuore di Gesù, racconta. Sebbene il miracolo della guarigione non avvenga, Sofia Maria sente che le sue preghiere sono state ascoltate. Padre Pio l'ha comunque esaudita in un'altra richiesta, quella di non avere ulteriori sofferenze recate dalla malattia. Per il papà, Sofia Maria trova un piccolo libricino legato alla beatificazione di Padre Pio, decide di metterlo sotto la federa del cuscino del papà, sperando di alleviare i suoi dolori. Anche per mio papà sono certa che Padre Pio e il Signore abbiano compiuto un miracolo, afferma. Nonostante le previsioni dei medici che davano il padre per moribondo, egli vive altri 4 mesi, festeggiando così anche il compleanno. 20 ottobre 2023, insieme a sua zia, ad altri pellegrini siciliani, arriva a San Giovanni Rotondo. Non so descrivervi l'emozione che ho provato, la serenità e la pace che si avverte in questi luoghi. In questa visita, lei sente questo grande profumo, un profumo di rose, un segno che attribuisce a Padre Pio. Torna a Messina e certa che le sue preghiere verranno esaudite. Una notte di gennaio del 2024, sogna Padre Pio che le dice sorridente: presto, molto presto. A fine febbraio Sofia riesce a liberarsi dalla situazione lavorativa che le procurava così ansia e sgomento. La scorsa notte, dopo tanti mesi, sogna i genitori sereni e felici che camminano insieme in un viale alberato che Sofia riconosce come quello che conduce al santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo. Nel sogno, entra nella chiesa nuova del santuario, vede Padre Pio che la saluta. Sono certa che Padre Pio provvederà a tutti i miei bisogni, in modo particolare anche ad un posto di lavoro. Grazie, Maria Sofia.